Allora, buonasera, benvenuto al Prete, le bianco e nero. Allora, che volevo dire? Volevo parlare a due persone in particolare. Mi riferisco ad Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio, giornalisti di Sky che conducono una trasmissione è sempre calciomercato. Questa trasmissione nelle ultime settimane loro, vabbè, ogni volta comunque gli ospiti, chi più fisso, chi meno fisso, comunque hanno degli ospiti in studio. E si scambiano le varie opinioni. Questo finché questo è andato bene, mi andava bene, finché non hanno convocato un personaggio in particolare. Uno. Sapete chi è? Corrado Orrico. Esattamente, signori. Corrado Orrico. Corrado Orrico, sono settimane che spara a zero su un giocatore della Juventus, ovvero Fernando Llorente. Premesso e non concesso che te un giocatore può piacere o non può piacere, non è detto che ti debba piacere per forza un giocatore, sia ben chiaro. Io, per esempio, apprezzo tantissimo Bale, non mi piace tanto Messi, ma lo dico molto chiaramente, è un ottimo giocatore, ma non mi scende tanto Messi, non ci posso fare niente, non mi piace, non mi piace. Comunque, però, io non vado a dire Messi, vabbè, Messi forse un paragone, forse troppo, però per dire, io non vado a dire che un giocatore è un brocco, no, dico non mi piace quel giocatore. Allora, finché ti limiti a quello, a me mi sta pure bene finché. Però quando lo cominci a dire non è adatto al calcio italiano e dopo 2 o 3 settimane che hai detto sta cazzata e ti fa 3 gol in 3 partite, di cui una doppietta, e 2 settimane dopo il gol che ci ha portato il pareggio alla Lazio, con la Lazio, sabato scorso, tu spari l'ennesima cazzata dicendo alla Juve segnano tutti. Ma che cazzo dici, Enrico? Cosa cazzo stai dicendo? Ma quando mai? Allora dovrebbero essere utili dei bomberoni. Anche Giovinco dovrebbe essere un bombero. Giovinco, quando cazzo ho segnato tanto, Giovinco? Sei arrivato sì e no a 10 gol. Questi, Llorente e Tevez, Llorente soprattutto, è arrivato alla quota, quasi alla quota di gol totali che ha fatto Matri in una stagione intera. In una stagione intera, stiamo a gennaio. Considerando che lui i primi 2 mesi non ha giocato, capito? Io ti vorrei dire, cari Bonan e Di Marzio, convocate chi cazzo vi pare, convocate chi vi pare, ma fate invece Orrico, non lo convocate più. Io lo so che voi vi divertitevi, soprattutto tu, Bonan. Io so che ti diverti a prenderlo per il culo, perché so che ci godi a vederlo come gli rode il peperone, perché a Orrico gli rode un po' il buco del culo. Perché una volta che tu hai detto la cazzata, non è adatto al calcio italiano, continuate a proseguire su questa stronzata. Poi vedi che lui ha segnato la bellezza di 9 gol, di cui 11 stagionali, se mettiamo qui, due che ha segnato al Real Madrid. Non so se mi sentite, Real Madrid. Sì, signore, il Real Madrid ha segnato 2 gol in Champions League, uno all'andata e uno al ritorno. Quindi, che non ti possa piacere, va benissimo, ma non sparare la minchiata che è un brocco perché lui ha segnato più di 100 gol al Bilbao. Al Bilbao, cazzo! Oh! Convocatemi, che cazzo volete fare? Orrico non lo convocate più. O se lo convocate, non gli parlate più di Llorente che spara solo minchiate! Cioè, uno che nella sua carriera, il punto più alto della sua carriera è stata una stagione nel 91-92 all'Inter, che se non sbaglio è stato anche esonerato dopo 6 mesi. Non l'ha manco conclusa la stagione all'Inter. 6 mesi! 6 mesi! Sei, cazzo! Comunque, caro Enrico, io capisco che a una certa età, giustamente, la testa non tanto ci si può. Quindi, cosa cazzo tu? Dedicati al bricolage, vai a giocare a scacchi nel parco, non lo so, fai quello che cazzo ti pare, ma non parlare di pallone se devi sparare, minchiate! Non lo fare! Detto questo, caro Enrico, c'è una persona che mi ha chiesto di essere qui oggi e ti vorrebbe dire due paroline che forse se le dico io magari vengo interpretato male, allora preferisco che te le dica questo mio amico che oltretutto non ti fa Juve, ti fa Inter, quindi ecco, Corrigo, ecco l'ospite, cosa ti vuole dire? Prego! Ok? Enrico, no, preferisco che te lo dica qualcun altro piuttosto che io, perché se te lo dico io, magari poi vengono a dire, cosa stai dicendo? Invece no, preferisco che te lo dica qualcun altro, va bene, caro Enrico? Allora,
Caro Bonanni Di Marzio, ripeto, convocate chi cazzo volete voi, per favore, non convocate più Corrado Rico. Fatemi sto favore, per cortesia. Io vi pago un abbonamento mensile per un prodotto di qualità. Orrico non è di qualità, Orrico è merda, è merda! Cazzo. Statemi bene e sempre forza Juve. Ah, Orrico, vaffanculo!